piccola notizia da darci. È tutto molto lento, abbiamo ancora dei dati molto parziali, però ci sono dei segnali che cominciano ad essere interessanti. Sentite Ludovica. Sì Mirta, allora per un momento qui è anche crashato il sistema, quindi è veramente tutto a rilento, però posso darti degli aggiornamenti. Ora sono 44 le sezioni scrutinate, 10.000 voti, 10.571. Esatto, sì. Hai ragione. Sono 10.571 voti su 790.000, quindi insomma si procede con la forbice che si allarga, Solinas al 49%, Zed al 32% ed Esogus fermo all'11%, però noi stiamo controllando anche i dati delle due città più grandi, Sassari che ha determinato nelle scorse regionali la vittoria del presidente uscente e Cagliari, entrambe confermano la forbice a favore di Solinas. A Cagliari sono state scrutinate al momento 14 sessioni su 174, chiaramente quindi anche questo è un dato parziale, ma la forbice continua ad essere di 4 punti a favore di Solinas, 44 a 40, e infatti Mirta ti dico inizia a vedersi le prime differenze anche nei rispettivi comitati elettorali, perché di Solinas sappiamo che probabilmente arriverà nel suo comitato qui a Cagliari prima delle 13 e quindi c'è già un clima più di festa da quello che sappiamo, mentre invece Zedda sarebbe chiuso all'hotel Panorama di Cagliari a seguire lo spoglio con i suoi e chiuso ancora in un no comment, quindi l'aria inizia già ad essere. Allora scusa Ludovica, voglio spiegare bene a chi ci ascolta che Cagliari è crucialissima, perché Cagliari è il luogo in cui Zed è molto forte, ha fatto il sindaco di Cagliari, la città è ben governata, quindi in realtà se il segnale che viene da Cagliari, cioè che Solinas è in testa, si confermasse, diciamo che è un segnale molto forte, insomma, che può fare veramente la differenza poi sul voto regionale nel suo insieme. Prego Ludo, finisci pure. Sì, perché ci sono degli aggiornamenti anche sulle sezioni, qui addirittura siamo ancora più a rilento, parliamo di 23 sezioni, però i 5 Stelle sarebbero al 9,36% e il centrodestra avrebbe superato di gran lunga il centrosinistra, arrivando al 52% con un centrosinistra al 30%, quindi qui il distacco sarebbe più netto, le 11 liste che compongono l'alleanza di centrodestra avrebbero staccato di molto, le 8 che invece compongono il centrosinistra, con però, Mirta, voglio dirti, i partiti principali, 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Partito Democratico, tutti viaggiano intorno al 10%, nessuno di questi partiti da quello che sappiamo ora avrebbe stravinto o comunque sarebbe in largo vantaggio, tutti sulla soglia del 10%. Allora, grazie.